Questo è il quarto e ultimo talk di El Decor Fab Food, che è relativo alla mostra che è online da luglio ed è tuttora visibile sul sito fabfood.eldecor.it. Una mostra che doveva nascere, come tutte le nostre mostre, in occasione del Salone del Mobile e poi pandemia non ci ha permesso e quindi abbiamo per la prima volta sperimentato una mostra virtuale immersiva. In questa mostra noi affrontiamo il tema del cibo sia a livello di luoghi, di riti della consumazione, sia a livello delle nuove frontiere del food e del design. Questa sera sono molto contenta di avere qui con noi Davide Groppi, imprenditore e designer, Moreno Cedroni, chef della Madonnina del Pescatore di Sinigallia e Claudio Ceroni, che è co-founder di Identità Golose, che è il luogo che gentilmente ci ospita. Questo talk andrà anche online, sia sul sito di Identità Golose che su quello di El Decor. E abbiamo invitato Groppi in particolare perché è protagonista della mostra di El Decor Fab Food con le sue lampade. Nella mostra sono presenti moltissimi brand di design che hanno anche colto l'occasione di presentare le loro novità del 2020 in mostra. E Davide ha contribuito in maniera determinante alla parte illuminotecnica. Ci dovrebbe essere, volevo farvi vedere una... Ecco qua, questo è uno degli ambienti della mostra. L'allestimento quest'anno è stato fatto da Vodafiere Saverino & Partners, che sono due architetti con base a Milano a Shanghai, con una fortissima esperienza nel campo della ristorazione, della progettazione degli spazi, della convivialità. Quindi partirei subito da Groppi. La luce è un elemento importantissimo nel creare l'esperienza, l'atmosfera, soprattutto in un ristorante. Tu hai scritto anche un libro, La luce nel piatto, perché hai avuto una grandissima esperienza tu stesso, a partire appunto dai ristoranti di Cedrone in poi, con moltissimi chef. Quindi quanto conta l'elemento all'interno proprio dell'esperienza della ristorazione? Mi sentite? Sì. Okay. Ma nel mio caso l'esperienza nella ristorazione... Cioè, si sente? Forse devo avvicinare un po'... Aspettate. Allora, io non faccio solo ristoranti ovviamente, però però è una parte divertente, è una parte anche, voglio dire, è stato anche un campo di indagine sullo studio, sulla luce, diciamo, ed è una storia che è partita circa 10 anni fa, casualmente, perché mi sono trovato a illuminare un ristorante, il ristorante dei fratelli Alaimo, Massimiliano e Raffaele, e poi da lì è partita tutta una sequenza un po' per passaparola, tra cui anche il lavoro e l'amicizia per Moreno, che mi ha portato a illuminare due suoi ristoranti, poi li vedremo, insomma. Quello che dico spesso è che fare luce non è una scienza esatta, e che esiste una luce per vedere e una luce per sentire. La luce per vedere è una luce che serve per vedere, che serve per risolvere un problema funzionale, no? Diciamo così. E poi c'è una parte più, come posso dire, poetica, cioè una parte più estetica, più legata ai sensi e più di significati, più semantica, che è quella che poi mi interessa maggiormente ed è quella che poi io applico concretamente quando affronto la luce in un ristorante. Quello che ho cercato di fare è di... C'è una certa tendenza adesso tra gli chef come Moreno di portare l'attenzione verso la sala, almeno mi sembra di non sbagliare, cioè di considerare il ristorante un certo tipo di ristorante, insomma, non come un luogo solo di cucina, ma anche un luogo dove ci si può incontrare, dove... Sono luoghi dove non ci si va a nutrire, cioè sono luoghi in cui si vanno a vivere delle esperienze come andare in una galleria d'arte, insomma, queste persone fanno delle cose incredibili, insomma. E quindi quello che ho cercato di fare è aiutarli a considerare
la sala come una sorta di punto di partenza, indurli provocatoriamente a iniziare a cucinare dalla sala, perché poi quello che vivo io da ospite è quella roba lì, insomma, quindi... E ho proposto in varie forme, perché poi la sfida è stata sempre anche quella di farli tutti diversi, questi ristoranti. Ho proposto un paradigma che è partito da un'idea, che è stata quella di riprodurre un certo tipo di luce che io vedo rappresentata nei quadri del Caravaggio, no? Che dipingeva, rappresentava una luce che al suo tempo, alla fine... insomma, 4 secoli fa non esisteva, quindi in questo senso è stato un visionario. E quindi di indurre queste persone a considerare una luce un vero ingrediente della cucina. E da lì è partito tutto un film che mi ha portato, sì. Allora io qui ho... Vabbè, qui semplicemente dico che anche nei ristoranti la luce, propongo una luce che è una, come posso dire, una sinfonia dei tre stati fondamentali della luce, che sono la luce diretta, la luce indiretta e la luce diffusa, che sono rappresentate qua da questi tre episodi che per me sono dei capisaldi nella mia produzione, diciamo così. E poi, poi questi sono alcuni prodotti storici dell'azienda. E questo è, ad esempio, uno dei quadri che io prendo come riferimento per proporre un certo tipo di luce che poi è diventata la luce nel piatto, diciamo così. E qui vi faccio vedere una carrellata di quelli che sono stati i principali ristoranti in cui sono intervenuto. Questo è stato il primo nel 2010, Le Calandre, i fratelli Alaimo, dove tra l'altro abbiamo anche sviluppato un prodotto che poi è entrato a catalogo, insomma nel nostro catalogo c'è una lampada disegnata da Massimiliano e da Raffaele. Ecco questo, poi questo è il locale loro che hanno a Venezia, questo è Massimo Bottura a Modena, dove sono intervenuto nelle sale e nei corridoi. Ecco sempre Massimo, l'osteria francescana. Questo è Andrea Ribaldone ad Alessandria, dove adesso purtroppo Andrea non è più lì. Questo è Giancarlo Perbellini a Verona. E finalmente questo è il ristorante in cui ho conosciuto Moreno. Io e Moreno ci siamo conosciuti casualmente a Milano, è un piccolo aneddoto. Mi trovavo a partecipare a una festa dove Moreno, ma io non lo sapevo, non ci conoscevamo, cucinava, diciamo così. E ho sentito che arrivavano delle cose che dicevano no, non è la solita roba, insomma. E quindi in quell'occasione ci siamo conosciuti, lui, eravamo nel 2012-2013, lui quell'anno aveva avuto il clandestino distrutto da una mareggiata e quindi credo in quell'occasione l'hai colto l'occasione per rifarlo. E quindi dopo quella serata sono andato a trovarlo e mi ero accorto, e devo dire la verità, che l'architetto non aveva pensato tanto alla luce. Okay. E io in quel momento stavo lavorando su un progetto, perché ero stato, diciamo così, coinvolto da un'azienda francese che è, non mi ricordo il nome, Christophe, scusate, perché sono un po' anziano. Sì. E quindi ho accelerato per fare in modo che comunque Moreno avesse la luce nel piatto senza il vincolo del cavo elettrico. E quindi in quel 2013 è nato un progetto che è la Tête à Tête, che è poi è diventata un'icona e anche un grandissimo successo commerciale. Devo dire che Moreno è stato bravissimo, perché mi ha seguito in questa piccola gemma dell'Adriatico, perché... gli ospiti fino a un certo punto, alla cosiddetta ora blu, okay? I fotografi sanno cos'è l'ora blu, vengono accolti solo con una luce molto 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 discreta, quasi deludente, che ho messo sul perimetro, diciamo così, del locale, e quindi si vive una sensazione proprio quasi... Sì, deludente, insomma, mi piaceva questo tema del contrappasso, no? Cioè così come
vivrai un'esperienza, voglio dire, un contrappasso dantesco quasi, così come vivrai un'esperienza eccezionale per quello che vivrai, nello stesso tempo ti accolgo in malo modo con la luce. In realtà poi Moreno in questo senso è stato bravissimo, perché ha condiviso quello che stavamo proponendo. Serve la luce, serve la tête à tête come prima portata, e questo emblematicamente significativa, insomma, come cosa. Questo è un aneddoto molto bello. Poi per Moreno sono andato avanti, queste sono alcune immagini bellissime che abbiamo fatto da lui a Clandestino. No, ma poi senti, interrompo un secondo, sì, perché dalla prima foto che hai messo, sì, si capisce bellissimo qui che la luce è un arredo, nelle successive diventa un corredo dell'esperienza, è fantastico. Cioè adesso sì, l'ho capito bene, perché poi, cioè, vabbè, avete sentito come parla, che cultura che c'è qui, quindi mi ha insegnato queste ritualità, cioè la luce all'entrata, il cliente quando entra deve avere la luce, la luce servita al cliente, una portata diventa, quindi mi ha insegnato queste cose, io mi sono arricchito. No, fa figura, grazie. No, ho imparato io, insomma. Però questa cosa che del corredo all'esperienza diventa, quindi è qualcosa in più. No, mi fa piacere, anzi sono troppo loquace. E quindi in questa occasione io ho utilizzato per la prima volta questo piccolo grande progetto, è un progetto sulle forme minime, perché la tête-à-tête è la rappresentazione esatta della funzione che rappresenta, non c'è un millimetro di più. È la prima, è del 2013 ed è stato, come posso dire, deflagrante l'effetto che ha prodotto in questo ambiente. Decisamente. Poi per Moreno, queste sono ancora immagini del Clandestino, ma qui passiamo a Barcellona, Albert Adrià, dove abbiamo, diciamo così, solfeggiato con la luce, cercando di garantire sempre la luce nel piatto. E poi ritorno a Moreno, perché poi lui dopo qualche anno ci ha chiamato per interpretare il suo vero ristorante, che è la Madonnina del Pescatore a Senigallia. Prima eravamo a Portonovo, che è un po' più sotto di Senigallia, e dove abbiamo interpretato la sala innanzitutto con questa grande moon. Sì, perché ci sono delle epoche, no? Quindi sì, prima sì, abbiamo sì, fatto a passi, a step. È vero. Perché ritenevamo con Mariella un passo molto importante. E, cioè, io venivo dai Neon nel 1984, poi nella ristrutturazione del 90 con le Alogene, la ristrutturazione del 2001 importante con le fibre ottiche, e poi queste fibre, quando si stavano diminuendo la loro intensità, abbiamo chiesto aiuto. Ti abbiamo chiesto aiuto e l'abbiamo fatto in più step, quindi qui vediamo l'inizio con la tovaglia. Sì, e inizialmente ho voluto introdurre il tema della luce mamma, della luce diffusa che ammorbidisce e toglie un po' di drammaticità alla luce solo d'accento, e quindi c'è questa grossa moon che rappresenta sostanzialmente una luna, e che è molto bella vista da fuori, diciamo così. Il ristorante di Moreno è proprio sul mare, tra lui e il mare c'è solo la spiaggia, diciamo così, e quindi da fuori, soprattutto alla sera, la visione della luna all'interno è quasi magrittiana, quasi surreale, molto bella secondo me. E poi semplicemente siamo intervenuti sui tavoli sempre con l'immancabile tête-à-tête, che è diventata proprio... Io sono molto affezionato e grato a Moreno per la disponibilità che ci ha dato, che mi ha dato per sperimentare alcune forme, diciamo così, di illuminazione. Che poi sono uscite dal ristorante, sono arrivate dappertutto. Sì, mi ha portato molto fortuna. È un progetto iperfunzionale e molto impattante anche a livello estetico. Sì, sono convinto che proprio anche il Clandestino, dove le abbiamo usate per la prima volta in assoluto, e il fatto che abbiamo fatto delle fotografie eccezionali abbiano contribuito notevolmente al successo di questo progetto. Poi sono nati altri progetti, queste sono delle edizioni particolari della tête à tête. Qua siamo ai 12 apostoli, che è ripartito, diciamo, in un certo senso. Qui è un altro amico, Ciccio Sultano a Ibla. Praticamente abbiamo spento tutto e abbiamo messo solo la luce nel piatto. E qui è uno degli ultimi progetti, Carlo Cracco. Per Carlo abbiamo
seguito la regia e anche la fornitura di tutti i corpi illuminanti, e dove abbiamo fatto proprio quello di cui parlava Moreno. Non abbiamo solo curato la luce nel piatto, ma abbiamo anche, diciamo così, lavorato sulla luce diffusa in contrapposizione alla luce d'accento, e facendo quello che diceva Moreno prima, cioè accogliendo gli ospiti e congedandoli sotto una bellissima luce, oppure conducendoli ai vari spazi e ai luoghi di servizio e così dicendo. E poi infine uno degli ultimi progetti, esatto, per Paolo e per Claudio. Io con loro ho avuto l'occasione di fare il ristorante in occasione dell'Expo nel 2015, e poi si è maturata questa esperienza. E tutte queste luci che vedete. Sì, qui mettiamo la Sanpei, che è un progetto del 2011 che ha avuto moltissima fortuna. Che noi non stiamo apprezzando al meglio in questo momento, perché per esigenze di ripresa le teniamo tutte sparate, però... Tendenzialmente sì. L'effetto che fanno è diverso, sì, perché vengono graduate in maniera diversa. Ecco, questo sono sempre immagini. Ecco, questa è un'immagine alla quale io sono molto affezionato. È stato un evento che abbiamo fatto qui l'anno scorso, e dove abbiamo messo le lampade sui piatti proprio con l'idea di rappresentare la luce nel piatto e la luce come ingrediente della cucina. E infine il nostro ideogramma che ci rappresenta nell'anima, cioè c'è una lampada sul tavolo, perché avete visto che la luce sul tavolo da buon emiliano mi appartiene, poi c'è una porta che rappresenta, poi no, c'è l'orologio che rappresenta il tema, che rappresenta il tempo, che è una cosa molto importante per noi, e la porta che invece rappresenta il tema del viaggio e dell'evasione, della creatività. Mi chiedo a Cedroni, visto che parlavamo anche prima, tu sei stato uno dei primi a capire l'importanza di una giusta illuminazione in un ristorante, e quanto non osservare nei dettagli tutto quello che è il contorno al piatto sia invece un errore, perché poi insomma l'esperienza viene vissuta con qualche difetto. E quindi quanto è importante come chef invece la luce nel piatto? Ma guarda, per esperienza in questi anni l'ho capito bene, anche perché poi nel corso nel tuo percorso hai anche delle note negative. Cioè adesso vi racconto un aneddoto. Nel 2010, quando avevo fatto qui a Milano il Clandestino Milano, quindi questo progetto alla Maison Moschino, dove nell'arredamento erano stati molto bravi, e qui torno al punto di anche molti architetti magari arredano, però non curano la luce, non curano le seggiole, non curano i rumori, quindi ecco, e lì hanno pensato a tante cose, però le luci non gli sono riuscite bene. Allora mi ricordo Paolo scrisse una recensione, naturalmente fortunatamente del cibo fu molto positiva, ma delle luci narrò questo. E le luci mi sembravano quelle di una sala di attesa di una stazione in Romania, e effettivamente era così, cioè non potevi, Paolo Palomarchi, bellissimo, con non noi. non poteva descriverle meglio, quindi c'era veramente poi piano piano sono state modificate, perché erano veramente oscene. Piano piano siamo arrivati a groppi. Sì, no, non vedevi proprio cosa avevi nel piatto, era bruttissimo, era tutto grigio, i cibi diventavano tutti grigi, e quindi fu un periodo brutto. Poi vi racconto anche questo, direi. Buio, vi racconto anche questo, non so se vi ricordate, adesso si vede un po' di meno, ma prima molti miei colleghi avevano scritto nel menù vietato fare foto. Adesso ci siamo spostati fortunatamente, foto senza flash. Ma avevano ragione, perché? Perché i telefonini erano sgrausi, le luci erano sgrause, le foto venivano bruttissime. Quindi avevano ragione. Adesso che i telefoni sono di ultima generazione, le luci sono perfette, vengono fuori delle foto che sono anche più belle di quelle che dovrebbero essere. Quindi, ma che siano inviate dappertutto, che la gente le veda. Quindi guardate come si è modificata questa situazione nel tempo, no? Grazie alla luce. E quindi
adesso è peccato non farle. Quindi ecco, poi, l'hashtag. Sì, poi naturalmente noi siamo diventati, noi tutti, io e i miei colleghi, tutta la, il comparto, ecco, sono diventati più bravi, quindi le stoviglie sono diventate migliori, i piatti sono diventati più belli e quindi è giusto che ci sia una luce che sia degna. Naturalmente poi, ecco, come dicevamo prima, il bello della luce è l'ombra, ecco, io l'ho capito nel 2001, mi sono emozionato davanti a un'ombra che non avevo mai visto, perché purtroppo né Neo né Alogene mi avevano dato questa soddisfazione, e quando vidi per la prima volta le ombre intorno è stata un'emozione, ecco, quindi ho capito anche che la luce non ha prezzo, questo è senz'altro, è una verità. Quindi, quindi è fondamentale. Ho portato adesso, qual è questo? Questo per andare. Perfetto. Quindi, ecco, per farvi vedere, ecco, dove siamo arrivati. Naturalmente di giorno il ristorante vive di una luce naturale, grandi vetrate, quindi il mare è davanti, quindi sembra di essere in un acquario. Quindi è come se avessimo due locali completamente differenti. E di sera, ecco, si presenta così. Quindi da fuori veramente c'è una grande emozione. Poi, da quello che avete visto prima, quindi il primo step che abbiamo fatto della tête-à-tête, perché avevamo le fibre ottiche che sono rimasti dei puntini, ma naturalmente Davide l'ha sempre detto, ha detto io sarò contento solo quando spegneremo le luci a soffitto. E stasera gli ho detto guarda, ci stiamo arrivando e siamo quasi pronti. Quindi ecco, abbiamo fatto tutto gradatamente. Vedete, non ci sono le tovaglie. E abbiamo iniziato 2 anni fa, le abbiamo tolte nella parte davanti alla vetrata e adesso con questi tavoli in centro li abbiamo tolti dappertutto, anche perché nel 2010 ci era piaciuto tantissimo da Laimo toccare questo tavolo, toccare la materia, quindi era una sensazione molto bella e quindi l'abbiamo riproposta. E quindi c'è questa luce proprio sopra il tavolo e ogni tavolo diventa un palcoscenico, è veramente incredibile, dove poi i vini e i piatti che arrivano diventano gli attori principali. E tutte le sere quando poi esco a salutare le persone, adesso spesso l'ho detto, ma pensandoci bene adesso forse lo devo modificare, quanto siete belli con questa luce, ma forse non dice perché senza luce siamo brutti, quindi no, rende, ma la luce rende più belli anche i clienti, cioè è una cosa veramente incredibile. E quindi proseguiamo. Quindi le vetrate, la moon, come anche di notte la teniamo accesa perché fa veramente molto bella. Poi ecco, siamo arrivati anche a colpire gli oggetti alle pareti e naturalmente questa parete è stata per anni dominio degli attestati di identità golose, dei diplomi adesso. E quindi ecco, poi naturalmente la parte fuori ancora della Madonnina e è impreziosita dalla tête-à-tête, quindi qui è molto bello vedere la tête-à-tête che si riflette nel vetro. Naturalmente ecco il concetto di architettura è del 2001, questo disegno della Madonnina con il pavimento rosso, le pareti dorate del 2001, la seggiola è stata disegnata nel 58, quindi diciamo li porta molto bene questi 19 anni e sicuramente da quando abbiamo tolto le tovaglie si è alleggerita, si è ringiovanita. Quando abbiamo tolto le tovaglie c'è stato un grossissimo problema, perché togli 20 tovaglie e il rumore è quintuplicato, quindi ci siamo spaventati, per fortuna che sopra il soffitto avevamo 7 centimetri e l'abbiamo tamponato col materiale fonoassorbente e adesso è veramente perfetto l'ambiente, l'acustica. Quindi ecco, questo si è impreziosito poi degli oggetti di seggiole in alcuni posti diversi. E naturalmente, certo, la luce deve illuminare un piatto. Molte volte ci sono stati degli anni, adesso mi ricordo il primo libro su Shin Sushi nel 2001, dove arrampicavo i gamberi, li facevo stare verticali, quindi a volte noi cuochi sceglievamo delle posizioni impossibili per dare per questo un tocco di design forse, no? Che dopo, no? Esatto. Sì, volevamo dare questo design al cibo in maniera anche impropria, quindi andavamo a rovinare poi il piatto. E quindi ho portato delle foto degli ultimi piatti dove invece il design è dato naturalmente dal prodotto, quindi lì è un polpo che decora il piatto e anche dal miglioramento delle stoviglie, dal miglioramento dei piatti. E qui c'è un cannolicchio riprodotto dove il guscio è fatto con della pasta filo
e qui addirittura è un sasso di Portonovo, quindi qui siamo andati molto naturali. E, oppure le geometrie, il gelato al parmigiano e l'omaggio a Ferran Adrià, la prima cosa che mangiai da lui nel 97, quindi mi ribaltai dalla seggiola, quindi è un omaggio a lui, quindi c'è una geometria e non c'è bisogno di altro. E questo è un riccio, è una crema ricci di mare riprodotta in un guscio di ricci di mare, quindi ecco, abbini la stoviglia al giusto piatto, ecco, questo è molto importante. Poi ecco, nella prima foto anche le posate diventano un elemento di design, quindi è una penna ai ricci di mare con una base di polvere di capesante, dove se avessimo messo la forchetta, l'italiano che è un popolo di forchettoni, l'avrebbe finita in 3 secondi e mezzo, quindi abbiamo messo una pinza, proprio perché ogni penna va passata nel piatto, va presa la polvere di capesante e mangiata, e poi quello che rimane alla fine viene pulito con quella spatolina che chiamiamo leccategami. Oppure semplicemente metti la testa del pesce, la testa del pesce è puro food design perché non ha bisogno di altro. E poi ecco qua il gelato alla banana è impreziosito dall'etichetta, dalla cedronita, ecco, quindi questo è uno degli ultimi dolci. E poi, come dicevo, l'importanza della stoviglia, qui c'è una bacca di cacao dove c'è un dolce dedicato al cioccolato fondente, dove nella prima parte è bianco, grazie alla distillazione del cioccolato nell'acqua, quindi facciamo un gelato al cioccolato fondente che è bianco, quindi c'è sia un gioco visivo sia un gioco di stoviglie molto, molto importante. E quindi ecco, questi piatti hanno bisogno della luce. E diciamo che adesso, in questo momento, dopo 36 anni di apertura, ma dopo 19 anni dalla ristrutturazione, la Madonnina la trovo bellissima, più bella che mai, e sicuramente la sensibilità di Davide ha permesso a noi di crescere, perché sia io che Mariella, quando abbiamo chiamato Davide nel 2013, quando il clandestino era crollato, e lo dico con un po' di commozione perché ho detto ma richiamiamo Davide Groppi, ma no, ti pare che ti viene, ti pare che ti ascolta, è venuto, quindi grazie. No, non era così eccezionale, nel senso era eccezionale andare da lui, per me è il contrario, cioè, ma chiamarmi non è una roba eccezionale, insomma. E quindi mi disse guarda, c'è una cosa adesso che per il clandestino potrebbe essere perfetta, è nata questa cosa, è nato per noi queste ritualità di servire la luce, cose che prima per noi era sconosciuta, quindi grazie di tutto questo. Diciamo che è un cortocircuito, no? Sì. Migliorano le stoviglie, si semplificano le preparazioni, arrivano nuove luci e cambiano anche i riti. Sì, poi hai visto, la tavola si spoglia perché ecco, non serve abbondare. Se c'è un buon legno, un bel legno, la tovaglia può anche non servire. Noi siamo stati i primi quando nel 2001 avevamo già messo la tovaglia come minigonna, quindi arrivava a metà, e ci eravamo un po' sdoganati dalla tovaglia lunga a terra perché sembrava che la Michelin volesse solo tovaglie lunghe. Poi ecco, ognuno devi fare quello che pensi sia bello, quello che pensi che ti piace, indipendentemente dalle altre cose. Poi siamo arrivati addirittura, penso forse Nico il primo che ha messo la tovaglia che avvolgeva il tavolo, poi è arrivato Massimiliano che proprio con il legno puro, quindi ecco, sono dei momenti diversi che se ci credi lo fai, se non ci credi vai avanti con la tovaglia, però adesso quella luce su quel legno va sicuro che fanno anche i clienti più belli, quindi meglio di così. Ceroni invece insomma esperto di cibo, in questo spazio vengono ospitati chef da tutte le parti del mondo a rotazione, in continuazione, e lui è esperto anche di altri posti, purtroppo ora si può viaggiare meno, ma sicuramente ci può raccontare quanto invece l'importanza della luce possa variare, parliamo sempre all'interno dei ristoranti, da un paese all'altro, c'è una cultura diversa, un rapporto diverso con la luce che si riscontra anche nella ristorazione? Ma la generalizzazione è sempre difficile da fare, però quello che a me, prima di tutto volevo premettere,
vi ringrazio di avermi invitato perché io sono particolarmente legato a questo tema, perché ritengo che un posto con le luci sbagliate perda completamente di fascino, un posto. Se poi questo posto è un luogo destinato a ospitare la convivialità, momenti importanti, oltre che cibo importante, la cosa è veramente grave. E niente, non c'è dubbio che soprattutto nei paesi anglosassoni c'è una maggiore e più antica abitudine quando c'è l'ideazione di un ristorante, anche di un format, probabilmente perché spesso erano più abituati a far sì che fossero destinati poi dopo un successo a moltiplicarsi non semplicemente le catene di fast food ma anche posti abbastanza importanti o idee abbastanza importanti e lì c'era l'abitudine. Io mi ricordo già molti anni fa, non avevo ancora niente a che fare con questo signore che si chiama Paolo Marchi e così via, però mi è capitato di avere per vari motivi un ristorante a New York, stiamo parlando di almeno 25 anni fa, lì c'era già come dire, l'ingegnere del suono piuttosto che il tecnico delle luci, piuttosto che tutto quel complesso di competenze che sono richieste per una corretta aereazione e così via, che partecipavano fin dall'inizio a costruire un progetto, quindi i progetti erano a 360 gradi. Quello che mi colpisce, e quindi questa è la differenza, è la differenza fondamentale, cioè dove, anche perché spesso le regole sono meno stringenti che da noi, quindi a volte è anche più facile essere approssimativi, invece evidentemente c'era una cultura della progettazione, non dico della ristorazione in senso stretto, che probabilmente era più avanzata. Questo forse vale anche per la Francia, vale anche per paesi in cui comunque è più antica l'abitudine ad andare e a trascorrere una serata speciale in un ristorante stellato. Il ristorante stellato è anche sinonimo di un'atmosfera particolare. Però insomma queste cose qui poi spesso le ritroviamo in Giappone, le ritroviamo anche nei paesi asiatici, sempre chiaramente parlando di progetti di cucina di un certo livello. Per cui quello che colpisce semmai è, per contrasto, come ancora oggi in Italia questa capacità di progettazione a 360 gradi manchi. Manca una collaborazione stretta, spesso, non dico sempre, tra designer, architetto e ristoratore o chef proprietario. Spesso addirittura c'è una competizione sul piano della creatività, che è legittima, però non si può non avere il senso di un risultato finale che deve essere integrale. E questo secondo me comporta il fatto che, non li farò, però si potrebbero fare anche esempi molto importanti, secondo me 5 ristoranti su 10 ancora in Italia sbagliano le luci, sbagliano la sonorizzazione, sbagliano la reazione, quindi non sempre puoi godere di profumi ma anche di altre cose, per non parlare poi degli errori in fase di progettazione della cucina, che spesso magari è fatta da ristoratori che non hanno ancora una esperienza importante, da architetti che non hanno mai fatto un ristorante, e poi arriva uno chef magari anche importante e si trova davanti a degli errori irrimediabili. Ecco. Noi, come sapete, non siamo dei ristoratori, noi siamo una compagnia di comunicazione che comunque dopo l'esperienza di Expo ha deciso di continuarla sia dal punto di vista degli eventi che dal punto di vista della ristorazione in questo posto.
grazie all'insostituibile collaborazione di Paolo, che è l'anima di tutto quello che noi facciamo dal punto di vista gastronomico, e che tutti i mesi e tutte le settimane che Dio manda in terra mette insieme un vero e proprio cartellone teatrale di partecipazioni, e siamo l'unico posto al mondo in cui di altissimo questo livello viene. Quindi va detto, perché da italiani cerchiamo di esserne orgogliosi. Sotto il profilo dell'ambientazione vorrei brevemente anche qui, infatti, far appunto scorrere alcune cose. Ci sono state grandi sinergie con il design. Noi abbiamo fatto questo tipo di sforzo perché un altro degli elementi consueti è che spesso in Italia, ma guardate che lo ritrovo ancora oggi nei commenti di The Fork, di alcuni, che è l'audit dei ristoratori ormai, no? I commenti del giorno dopo, emerge tra le righe. Noi volevamo rompere un luogo comune. Vabbè, prima di tutto questa era la Fondazione Feltrinelli, per cui comunque c'era un obbligo di dignità e di cultura nella progettazione che noi abbiamo sentito. Però spesso, come dire, il ristorante rustico tradizionale è sinonimo di calore, il ristorante moderno contemporaneo è sinonimo di freddezza. Noi volevamo, proprio per agganciarci a un concetto di contemporaneità, rompere questo tabù. Volevamo ereditare una tradizione, come spesso si fa in cucina, di chi ci aveva preceduto in questo posto, ma renderlo poi un luogo contemporaneo dove si potesse stare bene, non solamente figo, ecco. Bene. Questo è stato il nostro sforzo. Adesso questa è la sala eventi versione Covid e soprattutto versione riprese televisive, ma già in questa sala noi abbiamo concepito luci d'ambiente, illuminazione diffusa, possibilità di gestirle dalla regia in maniera di poter ottenere molti differenti effetti, dal più, come dire, piatto per delle riprese televisive come quello che stiamo sperimentando adesso, a quello invece più affascinante che ci porta fino a delle serate che sono veramente magiche. Ecco. Questa per esempio è la nostra saletta invece, che dove ospitiamo dei lunch e dei dinner per massimo 10 persone. Questa è la sala ristorante vera e propria. Allora, sfido chiunque, se viene qui alla sera, questa è una foto anche dell'inizio, adesso diciamo che abbiamo ancora ulteriormente ricalibrato bene le cose, a trovarlo un ambiente freddo. Certo, contribuiscono gli arredi, contribuisce la struttura, ma parliamoci chiaro, senza la giusta illuminazione nessun ambiente diventerebbe gradevole. E la sfida poi, penso che Davide sia d'accordo, è sempre la stessa, almeno nella ristorazione. Combinare e trovare l'equilibrio giusto tra una luce diffusa che ti faccia apprezzare l'ambiente in cui sei e la capacità però di vedere quello che hai nel piatto. Una delle prime volte che ho incontrato 17 anni fa Paolo Marchi, mi ricordo che lui mi diceva sempre questa cosa: odio andare nei posti dove non vedo cosa sto mangiando, l'effetto discoteca, no? Così però, come l'esempio della Romania, è altrettanto non appagante andare in un posto in cui, pam, luce sparata. E trovare un equilibrio tra queste due esigenze, oltre alle esigenze funzionali della vita di ogni giorno di un ristorante, è una cosa estremamente, estremamente difficile. Tu dicevi anche che a volte invece se è l'ambiente a non essere proprio al top, quasi un gioco di luce mettere in ombra il resto per concentrarsi sulla tavola, quindi può essere anche... Sì, ecco, io spero che tutto questo non venga usato con furbizia, perché invece è proprio un passo in avanti della progettazione quello,
quello che va fatto. Tra l'altro le luci di Davide, le tête-à-tête, non solo contribuiscono a risolvere questo problema di poter avere una luce sul piatto in un ambiente con una luce abbastanza soffusa, ma arredano anche la tavola in maniera abbastanza affascinante. Siccome adesso c'è l'esplosione di queste luci senza ricaricabili e wireless, insomma non sempre l'effetto luce c'è, ma l'effetto arredo non c'è. Questa è un'altra sfida, per esempio, per i designer e gli architetti, perché io che sono sempre stato appassionato di luci e di lampade, nella mia vita ho trovato un'infinità di begli oggetti che tutto facevano tranne che illuminare in maniera soddisfacente. A volte la lampadina o il fascio di luce che esce fuori sembra essere l'ultima preoccupazione del designer e non la prima. Vabbè, questo è un giovane Andrea Ribaldone, nel senso che era il momento dell'inaugurazione di due anni fa. Però vedete che noi abbiamo curato, questa è la sala glicine, cioè sono la parte delle strutture esterne che abbiamo messo nel giardino, che è coperto da un glicine centenario. Guardate come basta poco per avere anche all'esterno un effetto che alla sera è veramente magico e valorizza un tipico cortile milanese interno. Queste sono delle serre bioclimatiche della Gibus, che ovviamente d'estate noi possiamo aprire. Ecco, comunque io credo che in questo sforzo abbiamo ottenuto il risultato attraverso quelli che sono i contributi migliori. Qui bisogna veramente che ci sia uno sforzo di progettazione anche nella selezione. Per esempio, queste cose sembrano tende, in realtà sono degli elementi fonoassorbenti. Noi abbiamo per esempio collaborato, prima abbiamo visto nel ristorante, il soffitto è fatto tutto di questi elementi fonoassorbenti della Caimi che contribuiscono sia ad arredare che a rendere molto pratica la manutenzione, perché sopra corrono tutte le tubazioni, tutte le cose di servizio e così via. Quindi onestamente una corretta, un'attenta progettazione non solamente contribuisce a ottenere il risultato che uno voleva, ma rende anche più facile la vita di tutti i giorni, perché poi il ristorante è un posto che ha innumerevoli necessità di manutenzione, non è come una casa, insomma, è inutile dirlo. E quindi questo è un pochettino il risultato, speriamo non destinato ad invecchiare troppo rapidamente, però una delle nostre altre intenzioni è anche quello di far, è un accordo che abbiamo preso con Cappellini, è un accordo che abbiamo preso con Davide, tant'è vero che se andate in questo momento nella nostra sala glicine vedete un'enorme bellissima moon alla quale abbiamo sacrificato volentieri alcuni tavoli che lui ha portato qui una volta per una sua iniziativa, non ha più, ci è piaciuta tanto che non ha più avuto il coraggio di riprendersi. E comunque, insomma, bisogna continuare anche a rinnovarsi, questo è il punto, per mantenere questa piacevolezza che ho cercato di descrivere. Quindi, insomma, il good design è proprio quello che è funzionale ma anche bello, e in questo settore più che ogni altro, diciamo, c'è ancora tanta ricerca da fare. E confortevole anche, perché se tu sbagli i suoni, non puoi dire che stai bene in un posto in cui uno di fronte all'altro non si sente, soprattutto oggi che dobbiamo stare anche più distanti, figuriamoci. Alcune di queste cose vengono addirittura esaltate nella loro importanza. Bene, volete aggiungere qualcosa? Abbiamo sviscerato tutto. Bene, certo. 18 volte. Quella è la cosa più difficile, perché io mi ricordo quando è andato alle calande, perché poi la presenteranno qua, tenessi una lezione, eccetera, eccetera, e non è che fu così indolore
a vedere una fotografia adesso. Cioè, i ristoratori mediamente cosa non capiscono quando tu li appoggi sulla luce? Cioè, che certezze hanno di cose da un pazzo? Così bello, cioè mio nonno che tiene la luce va più bene. È una bella domanda, è una domanda che riguarda in generale la cosiddetta committenza, insomma, che nel caso specifico degli chef o dei ristoratori spesso è molto concentrata su quello che fanno. Io dico spesso, magari ci sono dei luoghi che hanno, non so, in cucina un abbattitore da 50.000 euro e in sala una luce pessima, no? Cioè, dico, l'abbettitore è necessario per fare quello che fanno, però ecco, credo che sia difficile far capire quanto la luce sia importante. E poi fare una bella luce, mi sembra di averlo detto a lui in occasione di un'intervista, fare una bella luce in un ristorante non necessariamente vuol dire spendere tanti soldi. Mi è capitato alcune volte, perché trovavo delle condizioni particolari, di cambiare solo le lampadine e quindi di riconfigurare completamente la scena, insomma. Illuminare è un'attività di fotografia, di scrittura, di luce, no? Non a caso nel cinema, e lo dico spesso, la luce si chiama fotografia, e quindi quello che si fa nei ristoranti è un lavoro teatrale, scenografico, cinematografico, fotografico, insomma. E bisogna avere questo tipo di sensibilità al di là del tipo di apparecchi che poi saranno usati, insomma. Sono d'accordo con Claudio che purtroppo i ristoranti sono luoghi che si usurano velocemente, sia da un punto di vista proprio fisico, funzionale, sia da un punto di vista di abitudine a vedere un certo luogo. Insomma, le persone che vanno in questi ristoranti sono comunque desiderano vivere delle emozioni ogni volta rinnovate, no? Vogliono degustare il piatto nuovo di Moreno, Moreno lo conosce benissimo questo meccanismo, ma anche perché risponde a una sua pulsione creativa autentica, no? di andare avanti, di andare oltre. E tutto sommato il palcoscenico, perché loro poi di fatto suonano come strumento, suonano il palcoscenico al di là dei piatti che fanno, insomma, e dovrebbe essere mantenuto attivo, insomma. La cosa più difficile è proprio entrare nella mentalità di persone spesso che sono molto concentrate sul cappero siciliano raccolto le 5 del mattino, il 13 agosto, dei mesi dispari, ecco, quelle robe lì. Sì. E poi magari queste persone pensano che la luce ideale sia quella bassa, e allora io ho sempre contestato questa cosa, perché poi dà fastidio il nervo ottico, cioè veramente è fastidioso, e facevo sempre il paragone come quelli che a volte danno la pasta troppo al dente che ti infastidisce la mandibola, quindi bisogna sempre avere un buon equilibrio, se no i nostri ricettori protestano, reclamano, senti già loro che ti dicono questa luce non va bene, questa cottura non va bene. È un lavoro di estetica, nel senso proprio etimologico del termine, cioè della possibilità di vivere un'esperienza, di conoscere attraverso i sensi, al di là della parola, no? Al di là della spiegazione. Ecco, sono luoghi estetici in questo senso, dove si cerca di provare estasi, e in questo senso la luce è fondamentale, perché lo vediamo a teatro, no? Lo vediamo al cinema, no? Cioè, ci sono dei film bellissimi massacrati dalla fotografia pessima, così come film banali che sono invece tirati su dalla... Capita anche nei ristoranti, di andare in ristoranti dove si mangia benissimo, ma la sala è deludente, così come ristoranti in cui la cucina tutto sommato è mediocre, però la sala è stupenda. La prossima volta guarderò la luce, non la colonna sonora. Io vi ringrazio moltissimo di essere stati con noi. C'è qualcuno che ha voglia di fare una domanda, qualche curiosità? Nobbia, ecco. È una domanda... Sì, 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 certo, certo. Sì. Allora, a Portonovo c'è un problema tecnico legato al fatto che quando si fa luce artificiale all'interno,
con intorno del vetro è molto difficile. È molto difficile far cogliere il fuori, a meno che si sacrifichi la luce, la quantità di luce all'interno, perché altrimenti non si vede fuori, no? È lo stesso motivo per cui quando i negozianti pensano di far vedere meglio quello che espongono mettendo una luce fuori, in realtà bisognerebbe fare l'opposto, cioè lasciare il fuori al buio, insomma. Nel caso del clandestino abbiamo trovato un metodo, diciamo così. C'è da considerare una cosa, che Moreno, il clandestino è un locale sostanzialmente estivo, e spesso i vetri vengono aperti, quello è l'apoteosi, insomma. Infatti, però sì, cioè, c'è questa attenzione. Infatti adesso ottobre, quest'anno siamo aperti tutto ottobre, e con le finestre chiuse, oltre certo. A questo problema della luce, c'è anche il problema della musica, del mare che non entra, ecco. Quindi il clandestino con le finestre chiuse lo vivi al 60%. Sì. Ecco. Si potrebbe far vedere il fuori mettendo tantissima luce fuori, però vorrebbe dire proprio stravolgere. Sì, la capitaneria di porto non sarebbe d'accordo. Infrangeremo il codice della navigazione. Aggiungo una piccola cosa: se passa questo concetto, che poi è abbastanza semplice, che se sbagli le luci hai sbagliato quasi tutto per quanto riguarda la sala, richiede un minimo di impegno. Noi qui, per esempio, secondo le varie fasi della giornata, vengono continuamente regolate le luci. Le luci per la sera non sono più per il giorno, la regolazione richiede del tempo. Se c'è un evento qua, c'è tutta un minimo di regia della fotografia, di direzione della fotografia ci vuole. E appunto diventa una pezzettino di cultura in più del maître o del direttore del locale, perché sono loro che devono acquisire questo tipo di sensibilità. Perché se un maître che passa, noi parliamo tanto di sala, no? O dei camerieri che passano tutto il loro tempo in una sala, non si accorgono, e spesso non si accorgono, ve lo posso garantire, oggi come oggi, che non hanno acceso una determinata luce o non hanno regolato un'altra situazione, vuol dire che sono ciechi, cioè vedono magari dei dettagli piccolissimi del servizio e non vedono un grande errore. Però fa parte della formazione che gradualmente bisogna fare anche su queste cose. Ed è fondamentale, veramente fondamentale. I ristoranti sono luoghi di disciplina, cioè loro lo sanno benissimo, cioè sono luoghi in cui la disciplina è fondamentale, disciplina nel senso che le cose vanno fatte in un certo modo, sia in cucina che in sala, per cui anche la luce va trattata con disciplina. Mentre oggi come oggi, specialmente in Italia, siamo ancora alla fase accendo le luci, spengo le luci. Questo è la maggior parte delle situazioni. Quindi possiamo solo migliorare, dai. Sì, ecco. Assolutamente. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, grazie a voi e buona serata. Grazie.